buonasera e benvenuti all'appuntamento settimanale con l'Isola Sotto Scacco. Oggi parleremo di depurazione e lo faremo con due esperti in materia. Da una parte l'architetto Alessandro Vacca, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Serrara Fantana e assessore al comune di Barano. Dall'altra parte l'ingegnere Franco Trani, dirigente dell'area produzione dell'Evi SFPA, attualmente in liquidazione. Partiamo da quello che è accaduto proprio in questi giorni. Il depuratore di San Pietro, che riguarda i comuni di Ischia e di Barano, sembra non trovar mai pace. È proprio di questi giorni infatti la notizia dello sgombero del cantiere. E proprio su questo noi abbiamo sentito il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Ischia, Silvano Arcamone. Sentiamolo. Una riunione al Ministero dell'Ambiente con la Regione Campania e il presidente dell'Arcadis e i dirigenti del Ministero dell'Ambiente proprio per verificare l'ipotesi di commissariare l'appalto. Naturalmente è una verifica che fa il Ministero dell'Ambiente, noi eravamo presenti in quanto portatori degli interessi della comunità ischitana e anche baranese in questo caso, perché parliamo del comune, del depuratore a servizio dei comuni di Barano e di Ischia. E poi c'era l'Arcadis che interpellata da parte del Ministero dell'Ambiente forniva quelli che erano i chiarimenti in ordine a tutte le difficoltà che c'erano state e ci sono. Sappiamo che addirittura ci sono cause incrociate tra l'impresa esecutrice dei lavori e l'Arcadis, l'impresa ha fatto causa all'Arcadis, l'Arcadis ha fatto la rescissione del contratto, quindi veramente una situazione dal punto di vista amministrativo infernale. Il Ministero allora disse, il Ministero per il tramite del dirigente disse una cosa anche saggia, se vogliamo, cioè disse noi commissariamo nel momento in cui ci rendiamo conto che attraverso un commissario le criticità vengono rimosse. Ma se il commissario nominato comunque si trova di fronte a una serie di criticità e le azioni da fare sono le stesse azioni che fa l'Arcadis, tutta questa attività, questa iniziativa nostra poi alla fine non avrebbe nessun esito, perché, e questo ha una sua logica, perché tu operi un'azione di commissariamento per creare un beneficio. Architetto Vacca, l'architetto Arcamone ha spiegato come si è arrivati alla situazione attuale. Si è partiti 10 anni fa. Cosa è accaduto? Cosa è successo? Perché questo depuratore di San Pietro non riesce a vedere la luce? Se vogliamo fare un po' la cronistoria, possiamo dire che la questione della depurazione è stata una storia di ritardi e di mancate, mancate occasioni perse. Il tutto nasce nel 99, almeno per quanto riguarda la storia dei depuratori. Nasce nel 99 quando il presidente della Regione Campania, l'onorevole Bassolino, fu nominato con decreto del Ministero degli Interni commissario alla depurazione per l'isola di Ischia. È chiaro che i comuni con i propri fondi del bilancio comunale non riescono nemmeno l'ingegnere ne sa qualcosa, anche nel suo bilancio non è che stanno meglio, non riusciamo nemmeno a garantire la manutenzione ordinaria di quello che abbiamo, figuriamoci poter garantire un intervento che ha una portata finanziaria di dimensioni sicuramente inaccessibili per i comuni. Quindi questa materia fu commissariata, data appunto al commissario Bassolino, il quale, chiaramente non essendo tecnico, nominò un suo subcommissario nella persona del professor D'Antonio, e da lì è iniziata un po' tutta la storia. Fu individuato un gruppo di progettazione che nella società Sogesid, società di ingegneria, che all'esame di varie soluzioni possibili per l'isola d'Ischia individuò come la più fattibile quella di dividere tutto il territorio isolano in 3 bacini di utenza, 3 bacini composti da 2 comuni per volta, in particolare Barano-Ischia, Forio-Serrara Fontana e Casamicciola-Laccamino,
che dovevano essere serviti da 3 distinti depuratori. La società, insomma, fece una disamina di quelle che erano le realtà esistenti, sia per quanto riguarda i piccoli impianti di trattamento preesistenti, sia per quanto riguarda le condotte esistenti, e sulla base di questa poi ha redatto un progetto di complessivo per l'isola d'Ischia. Per alcuni comuni, per la verità, è arrivato a un livello superiore al definitivo, per altri si è fermato a livello preliminare. E, diciamo, in particolare quello di Barano e di Ischia arrivò a livello definitivo e poi esecutivo, andò in appalto. Gli altri furono un poco rallentati, anche un po', diciamo, per difficoltà a localizzare gli impianti negli altri comuni, quindi si perse anche un po' di tempo, ma sostanzialmente i progetti che prevedevano un investimento superiore a quello che era preventivamente reso disponibile dalla Regione Campania per tutta la risoluzione di tutta la problematica, fece sì che in effetti si iniziasse con il depuratore solo con quello di Barano ed Ischia. Quindi un depuratore che fu appaltato proprio nell'ambito di quel commissariamento e che purtroppo, diciamo, ha subito una serie di rallentamenti. Sicuramente l'architetto Arcamone ne saprà più di me, nel senso che lui, come responsabile dell'ufficio tecnico di Ischia, ha seguito passo passo la vicenda, ma fondamentalmente il discorso si è inceppato un po' sul ritrovamento di alcuni reperti geologici che hanno comportato dei inevitabili rallentamenti nelle operazioni di cantiere, per cui poi da lì l'impresa, insomma, ha iniziato a fare una serie di riserve che non sono state risolte in via bonaria, tant'è vero che poi ci sono stati, da quello che mi risulta, anche tentativi di risolvere bonariamente la questione con degli atti transattivi che però poi alla fine non hanno visto definizione finale, per cui inevitabilmente l'Arcadis, che poi era la società, l'agenzia regionale che curava negli ultimi tempi l'appalto, ha dovuto provvedere, insomma, alla risoluzione del contratto con la ditta. Questo significa che bisogna ripartire da capo con tutte le procedure. Questa è la questione che si pone di fatto. E quindi l'impresa è adesso impegnata in un'attività di smobilizzo del cantiere, ad esito del quale chiaramente dovrà essere messo in appalto da parte della Regione Campania un completamento delle opere, quindi un nuovo appalto che dovrà trovare un nuovo aggiudicatario e concludere i lavori entro 18 mesi, dico bene, ingegnere Trasi? Tempi che si spera siano congrui. Io ho qualche remora, speriamo bene. Questo per quanto riguarda il depuratore di Ischia. Ingegner Trani, tra l'altro in tutto questo si è inserito anche un finanziamento europeo che la Regione Campania ha avuto per completare proprio il depuratore di San Pietro, però in base a questo finanziamento i lavori dovrebbero ricominciare entro giugno. Considerando i tempi necessari per lo sgombro del cantiere, questo sembra quanto difficile. Sì, è vero. In realtà mi risulta da informazioni assunte direttamente presso la struttura della Regione Campania che in effetti la Regione ha ricevuto la somma necessaria per completare le opere e deve documentare entro il 30 giugno l'inizio delle attività. Dire la verità, in primo momento si era parlato che lo sgombero del cantiere doveva avvenire in 30 giorni, entro il 31 marzo di quest'anno, però da informazioni assunte proprio in giornata odierna da parte della SLED, nella persona proprio del direttore tecnico della Marca, mi ha riferito che loro hanno chiesto una proroga fino al 30 maggio, perché non riescono a smobilitare il cantiere sia per la rimozione del pontile, che loro hanno realizzato per l'approdo del puntone, sia della rivista dello stato dei luoghi, dal lato mare, insomma, lungo il lato della Battice,
E poi anche tutte queste macchine che sono ferme lì da ben 3 anni, in realtà diventa comunque più difficile e oneroso fare la smobilitazione del cantiere. Quindi il discorso diventa più complesso, perché a questo punto qua, non potendo iniziare le attività nei tempi dovuti, ci auguriamo che ci sia uno slittamento anche dei tempi imposti dalla Comunità Europea per poter iniziare le attività. Noi, insomma, io presumo che questo discorso slitterà sicuramente dopo l'estate. Architetto Vacca, come abbiamo sentito anche dall'intervista all'architetto Arcamone, il Comune di Ischia, per cercare in qualche modo di accelerare, ha chiesto anche al Ministero l'intervento di un commissario, un commissariamento quindi dell'opera e l'inserimento dell'opera nello Sblocca Italia. Dal Ministero c'è silenzio su questo punto, ma secondo lei, dal punto professionalmente e politicamente, l'intervento di un commissario potrebbe in qualche modo accelerare? Guardi, l'esperienza commissariale l'abbiamo già vissuta, e non mi pare che la norma preveda il commissariamento di un commissario, che in effetti c'è già stato e non ha sortito gli effetti sperati. Speriamo che il nuovo commissario abbia la capacità di portare avanti questa opera, che di fatto ormai è ben individuata nella sua definizione anche progettuale, per cui si tratta veramente adesso di mettere in campo una gara d'appalto e, diciamo, definire la questione. Quindi i tempi tecnici sono compatibili con quelle che sono le procedure che si dovrebbero attivare. È chiaro, bisogna capire un po' se ci saranno problematiche durante l'esecuzione della gara. Noi sappiamo che spesso in Italia, proprio per l'incertezza che ha il procedimento amministrativo, spesso le gare sono soggette a contenziosi, a ricorsi, e qui, se si dovessero verificare, è chiaro che i tempi di una definizione dell'appalto potrebbero allungarsi in maniera non prevista. Però insomma, speriamo che vada stavolta tutto per il meglio, anche se voglio dire, per adesso, da quello che mi risulta, il comune di Ischia è rimasto, cioè l'appalto del depuratore di Ischia è rimasto ancora in mano alla struttura regionale, e quindi di fatto dovrebbero portare avanti, diciamo, il RUP della struttura regionale, l'appalto, mentre per gli altri due depuratori dell'isola di Ischia è già intervenuta la struttura commissariale, che entro giugno dovrebbe partire con le gare. Ci auguriamo che questo avvenga, che avvenga in tempi stretti. Ci sono dei progetti preliminari redatti dalla struttura regionale, in prima battuta con la collaborazione dell'Arcadis e poi con dipendenti proprio della regione. Insomma, ci sono due progetti preliminari che riguardano uno il depuratore di Forio, che dovrebbe venire alla zona dei Marinai d'Italia, e uno per il depuratore di Casamicciola, che è previsto nella zona del parcheggio un po' prima dell'eliporto, per intenderci, e quindi la localizzazione è avvenuta, i comuni hanno deciso dove localizzare questi impianti. C'è un progetto preliminare che può, secondo la legislazione vigente, porsi anche a base d'appalto, che esiste una procedura di gara che è l'appalto integrato, che prevede la possibilità che le imprese possano partecipare anche sul progetto preliminare, proponendo in fase di gara un definitivo e poi successivamente un esecutivo. Ecco, noi saremo attenti e di sprono alle strutture commissariali affinché non si perda questa ennesima occasione di fare finalmente i depuratori sull'isola di Ischia. Infatti, prima di continuare con il dibattito, facciamo un attimo proprio il punto sui due depuratori, quello di Serrara Fontana e Forio da una parte e quello di Casamicciola e Laccoameno dall'altra. Settimane fa la nomina di un commissario con poteri speciali per la realizzazione del depuratore di Piazzale dei Marinai d'Italia al porto di Forio, che sarà condiviso con Serrara Fontana e Sant'Angelo, e quello del parcheggio ANAS di Casamicciola Terme, dove sorgerà l'impianto che servirà anche all'Acquameno.
Il commissario era stato richiesto a gran voce dalle amministrazioni comunali interessate, che vedevano in questa nomina l'unica soluzione per ovviare alle lungaggini burocratiche a cui oramai l'Arcadis ha abituato la nostra isola. E per ora i fatti sembrano dare ragione ai quattro sindaci. Dopo 15 anni di attese, rinvii e problemi nell'individuazione delle location, sono stati sufficienti 15 giorni al commissario nominato dal Ministero dell'Ambiente, Angelo Antonio Orlando, per avviare l'iter che dovrebbe finalmente dare il via ai lavori degli impianti di depurazione. Una trentina i milioni di euro stanziati e mai utilizzati per l'impianto di Forio, dove i macchinari, i filtri e le stazioni di pompaggio saranno realizzati al di sotto del Paziale. Un'opera quindi impegnativa, per la cui messa in funzione si stima dovrebbero essere necessari 3 o 4 anni, al netto di intoppi vari che hanno caratterizzato l'iter del depuratore di San Pietro. E potrà sembrare assurdo, ma proprio per il depuratore che dovrebbe servire Comune di Ischia e Barano, i cui lavori sono partiti già ben 10 anni fa, la situazione è molto più complicata. A causa di ritardi e disattenzioni, nel 2013 la Regione ha perso il finanziamento europeo e da allora è guerra aperta fra Comune di Ischia e Arcadis. Su sollecitazione dell'amministrazione comunale, a inizio settembre si è svolta una riunione al Ministero dell'Ambiente con l'Arcadis e la Regione Campania, in cui è stato chiesto il commissariamento dell'appalto. Il Ministero dell'Ambiente ha quindi aperto una procedura nei confronti dell'Agenzia regionale e della Regione per valutare l'opportunità di questo commissariamento. Allora, ingegner Vacca, i due depuratori di Forio e di Casamicciola sarebbero dovuti partire, c'è stato nominato il commissario, a ottobre tutti i sindaci interessati hanno in qualche modo cantato vittoria perché sembrava una speranza finalmente di vedere il via ai lavori, sono passati 5 mesi e cosa è cambiato? Beh, apparentemente niente. Però in realtà il commissario sta lavorando per ricucire un pochettino i fili della matassa, come si suol dire, perché ha dovuto acquisire un po' tutta la progettazione già messa in esecuzione dal gruppo di progettazione della Regione Campania. Gruppo di progettazione che è stata anche affiancata dalla mia persona per un discorso di conoscenza del territorio e quindi per dare anche un apporto di sintesi a quelle che erano le attività di collegamento con le strutture esistenti che noi già gestiamo. E, quindi, anche se ufficialmente non abbiamo ancora ricevuto il cronoprogramma che io ho chiesto formalmente al commissario Orlando, penso che a giorni ci arriverà il cronoprogramma che già è stato inviato al Ministero dell'Ambiente. Quindi io ritengo, siccome sta utilizzando la progettazione già effettuata, quindi non è che deve ricominciare da capo, c'è una sorta di collaborazione con il gruppo precedente e questo fatto mi fa sperare che insomma, ci dà delle buone indicazioni per la ripresa delle attività. Tra l'altro voglio dire, è probabile che i commissari possa avere anche una proroga da parte della Comunità Europea, però per il momento le attività devono essere iniziate e chiuse entro i 3 anni a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Quindi entro il 31/12/2018 i depuratori, almeno teoricamente, dovrebbero essere funzionanti. Questo è il dato di conoscitiva allo stato attuale. Architetto Vacca, secondo lei il depuratore di Serrara Fontana e Forio, quello del comune di Casamicciola e Lacquameno, avranno vita più semplice rispetto a quello di San Pietro qui a Ischia? Questo è difficile dirlo chiaramente perché le variabili in gioco sono tantissime, sia quelle, l'apparato normativo italiano in materia di lavori pubblici è molto complesso, già i tempi tecnici legati strettamente alle procedure di gara sono notevoli rispetto alle altre nazioni europee. C'è la variabile, le dicevo prima, l'eventualità di ricorsi, questi purtroppo sono imprevedibili. E come imprevedibile il fatto che durante l'esecuzione dei lavori possono nascere degli imprevisti che in ogni opera pubblica spesso accadono e che potrebbero rallentare, per esempio a Ischia non era ipotizzabile trovare in quella zona
diciamo, dei ritrovamenti archeologici, eppure ciò è avvenuto, voglio dire, poi ha rallentato la procedura. Le sorprese, come dire, quando si va a fare un'opera impegnativa sono sempre dietro l'angolo. Speriamo che, diciamo, tutta la questione vada, si incanali in un verso giusto, nel senso che sia dal punto di vista amministrativo la procedura non trovi inghippi durante il percorso e che i lavori possano andare speditamente, magari sperando di trovare, di selezionare una ditta che abbia buone capacità, diciamo, di cantiere, in modo da snellire anche le lavorazioni. Chiaramente i cronoprogrammi dovrebbero essere impegnativi per l'impresa, ma spesso accade che, comunque, come detto prima, che alcuni imprevisti poi lo fanno slittare anche notevolmente nei tempi. Quindi prevedere se avrà vita facile rispetto a quella di Ischia, diciamo, ci vorrebbe una sfera di cristallo. Ci auguriamo di sì. In termini, diciamo, sì, ingegneristici, l'intervento è sicuramente più complesso rispetto a quello di Ischia. Questo non è incoraggiante, se partiamo così non è incoraggiante. Diciamo, quello di Forio nasce in acqua, quindi è chiaro che comporterà un impegno, diciamo, dal punto di vista anche della, diciamo, dell'attrezzatura di cantiere, della logistica di cantiere, notevolmente più impegnativo di quello che viene fatto, diciamo, in condizioni asciutte. Questo è sicuro, voglio dire, però, diciamo, sono ormai sistemi collaudati, si costruisce tranquillamente in acqua, la tecnica ce lo consente. Tra l'altro, ingegner Vacca, questa volta si dovrebbe anche, ingegner Trani, si dovrebbe anche arrivare a una gara d'appalto non più con il massimo ribasso, ma con l'offerta più vantaggiosa. Questo garantirebbe anche maggiore qualità dal punto di vista sia della società che vincerà l'appalto che dell'esecuzione dei lavori. Sicuramente, cioè anche il nuovo regolamento sugli appalti pubblici che è stato pubblicato in questi giorni. Praticamente prescrive tassativamente che non è più consentito di effettuare una gara con il maggior ribasso, quello che poi in effetti normalmente crea contenziosi e cattive esecuzioni, perché poi è vero che c'è la direzione di lavoro che dovrebbe controllare, ma è evidente che il direttore di lavoro non è che può stare 24 ore su 24 sul cantiere. Quindi alla base di tutto c'è bisogno di una ditta seria che abbia un direttore di cantiere che riceve disposizioni, diciamo così, chiare da parte della ditta madre e che praticamente segue le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori e diciamo così, le disposizioni e le prescrizioni previste nel capitolato speciale dell'appalto, cosa che sotto i nostri occhi purtroppo, ahimè, devo dire che non è così. Perché appunto manca la possibilità di essere presente sul cantiere e nello stesso tempo diciamo, la ditta cerca di trovare sempre l'escamotage per recuperare ciò che in modo estensivo ha perso in fase di offerte economiche. Insomma. Quindi sicuramente per dire, la nuova procedura della gara di appalto favorirà una maggiore qualità delle opere e ritengo, almeno questa è una speranza, minore contenzioso. E probabilmente anche una riduzione dei tempi, con meno varianti al progetto ci potrebbe essere anche una riduzione. Perfettamente, anche perché la ditta con questa procedura, con l'offerta migliorativa, con l'appalto integrato, in realtà è la ditta che propone, diciamo così, sulla base del progetto preliminare spinto, insomma, o progetto definitivo, propone il progetto esecutivo, per cui non può più accampare pretese per imprevisti o per opere che in realtà sono sfuggite all'attenzione del progettista in fase di offerta economica con progetto. Quindi questo è vantaggioso. Adesso la pausa pubblicitaria e dopo la pubblicità continueremo a parlare dei depuratori sulla nostra isola. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate, per l'ambiente dove viene allevato, per il cibo con cui viene alimentato, per il rispetto della tradizione,
Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Salvato Elettrodomestici, partner gruppo Trilox The Family Store. Tanti prodotti, sempre all'avanguardia, sempre a prezzi super scontati. Ampia scelta per televisori e smart TV. Le ultime novità per smartphone e tablet, computer, stampanti e periferiche per uffici e per lo studio. Grandi elettrodomestici di ogni marca e misura, piccoli elettrodomestici e tanti accessori, macchine fotografiche. Da Salvato trovi tutti i prodotti che cerchi, al prezzo più conveniente e con rate personalizzate. Siamo ad Ischia, in via Traversa Giambattista Vico numero 12. Salvato Elettrodomestici. Altro che saldi, prezzi senza paragoni. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Matera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Matera Stucchi. Il tuo asso nella manica. All'orizzonte c'è una nuova luce per la tua azienda. Tele Ischia, divisione pubblicità, per mettere la tua azienda sotto la giusta luce. Allora, bentornati e continuiamo a parlare di depurazione. Vorrei chiedere all'ingegner Trani, sul territorio isolano noi adesso abbiamo fognature che sono state costruite, ma manca il terminale finale perché mancano i depuratori. Questo cosa vuol dire? Che i comuni di Ischia buttano in mare le acque così come le ricevono? No, assolutamente no. È vero che l'estensione della rete fognaria determinerà sicuramente un carico organico maggiore sulle strutture terminali, però è bene evidenziare che nell'ambito delle strutture preesistenti che ci sono state date in consegna per la gestione, noi in questi anni, anche con pochi spiccioli, come si può dire, visto che in effetti siamo in liquidazione già da un bel po' di tempo, di anni, e senza risorse diciamo sia economiche, abbiamo cercato di fare tutto ciò che era possibile attuare per quei volumi esistenti.
che significa praticamente che c'è una fase di grigliatura in tutti gli impianti, c'è una fase di dissabbiamento primario e secondario, c'è una disoleazione, abbiamo un'azione diciamo così, che abbiamo sperimentato negli ultimi 3 anni con batteri prodotto da incubatrici che producono milioni di batteri nell'arco di 12 ore, vengono immesse ogni 12 ore negli impianti e questi digeriscono e agiscono in modo preponderante su alcuni parametri fondamentali della depurazione, sul BOD5 e sul COD, che sono quei parametri che poi in effetti caratterizzano insomma, la presenza di sostanze organiche, di tensioattivi nei reflui. Quindi oltre a questo abbiamo alcuni impianti l'ossigenazione e comunque in tutti gli impianti abbiamo una colorazione finale. Quindi ciò che arriva a mare in realtà certamente non è quello che preleviamo, che viene praticamente prestato dalle utenze. Questo è un aspetto che molto spesso viene ignorato dalla cittadinanza, ma l'occasione mi suggerisce di focalizzare questo aspetto perché il dato oggettivo è questo. Architetto Vacca, l'estensione dell'isola d'Ischia e soprattutto la dislocazione di molte abitazioni, molti centri urbani, non permette di costruire una rete fognaria che vada effettivamente a raggiungere ogni singola abitazione. Questo cosa comporta? In prospettiva, un domani, quando saranno costruiti i depuratori, queste zone non avranno una depurazione, continueranno a scaricare come scaricavano sinora? In effetti l'orografia dell'isola d'Ischia non ci aiuta, nel senso che né l'orografia né lo sviluppo urbanistico che ha avuto l'isola d'Ischia non ci aiuta in tal senso. Il fatto che ci siano tanti piccoli centri dislocati, facciamo l'esempio di Barano, che ha 6 frazioni ma molto slegate tra di loro, senza avere dei centri aggregati, è chiaro che questo in termini economici incide moltissimo, perché l'estensione delle condotte è nettamente superiore a quelle che potrebbero servire alla stessa utenza su una strada di una città, questo è evidente. Tuttavia, voglio dire, lo sforzo che bisogna fare unitariamente a tutte le amministrazioni è quello di non perdere nessuna occasione di finanziamento che possa venire sia dalla comunità europea che da finanziamenti nazionali e cercare di fare ogni sforzo per dotare i comuni di condotte che possono arrivare a servire il maggior numero di popolazione residente. È chiaro anche che interventi fatti dai singoli comuni in maniera slegata nemmeno vanno bene nell'ottica di una visione unitaria dell'isola d'Ischia, perché se poi ogni singolo comune singolarmente si fa i suoi pezzetti di fogna, di condotta e non agisce nell'ambito di una programmazione unitaria, si rischia anche di non sfruttare al meglio le risorse che ci vengono date. Quindi la cosa fondamentale è si potrebbe partire dalla progettazione che la Sogesid, di cui parlavamo prima, ha trasmesso ufficialmente a tutte le amministrazioni. Si potrebbe partire da quella progettazione che in qualche modo rende evidente quella che è lo stato di fatto e quello che poteva essere lo stato di progetto, attualizzato un po' tenendo conto delle nuove disposizioni degli impianti. Quello potrebbe essere un canovaccio da seguire per rendere gli interventi portarli in una visione di programmazione unitaria per tutta l'isola d'Ischia, che sennò veramente rischiamo di buttare risorse e di non utilizzarle al meglio per rendere un sistema efficiente di depurazione. Architetto Trani, gli ischitani aspettano da tanto tempo la realizzazione di questi depuratori, ma i depuratori non sono la panacea di tutti i mali e la panacea degli inquinamenti. I depuratori, una volta costruiti, devono essere poi manutenuti. Da questo punto di vista, sull'isola d'Ischia, ci sono le condizioni poi per farli funzionare al meglio? Bisogna precisare che questi grossi appalti normalmente, e quindi anche l'appalto che è stato fatto a Ischia, è a carico dell'impresa
esecutrice delle opere, quella di fare la gestione per alcuni anni, anche per informare e formare il personale tecnico che oggi opera nel settore specifico. Quindi sicuramente prima di passare la consegna all'ente gestore ci sarà un periodo di nel quale la società esecutrice delle opere dovrà testare l'impianto e dovrà garantirne l'efficienza e il funzionamento. In questo periodo ci deve essere il trasferimento cognitivo e cognitivo delle varie fasi di manutenzione tale da poter garantire l'efficienza del sistema nel tempo. Architetto Vacca, i comuni di Serrara Fontana e di Barano, entrambi, stanno aspettando come tutti la realizzazione dei depuratori. Nel frattempo però sono i due comuni dell'isola d'Ischia che stanno in qualche modo cercando anche di trovare una soluzione temporanea. Barano, ricordiamo che sta costruendo un depuratore vicino al cimitero. Serrara Fontana dovrebbe far partire quest'anno proprio il bando per il depuratore di Sant'Angelo. Partendo da Barano, le posso dire che in effetti abbiamo utilizzato i fondi dei POR FESR 2007-2013 che erano stati poi impegnati nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa della Regione Campania per realizzare un tratto di condotta e un depuratore antistante il cimitero di Barano. È chiaro che questa non è la risoluzione di tutti i problemi, però ci pone in una condizione di poter nel frattempo che si realizzano i depuratori che dovranno avere una portata maggiore, quindi anche in termini di tempi si prevede, come la storia ci insegna, mai tempi brevi per la realizzazione di grandi opere. Nel frattempo in questa transizione ci garantisce comunque di effettuare una depurazione per alcuni centri abitati che attualmente ne erano sprovvisti e quindi ci consente in questa fase transitoria di adempiere a quelle che sono le imposizioni di legge in materia di depurazione. Quindi alcuni abitati tipo Piedimonte, in previsione futura anche via Regina Elena che già arriva lì attraverso una premente, parte di Barano e anche Buonopane potranno confluire in questo depuratore, quindi garantire che il reflo che verrà scaricato poi sarà in tabella e quindi secondo legge. Per quanto riguarda invece il depuratore di Sant'Angelo, il depuratore di Sant'Angelo, pur essendo, e questo ce lo potrà confermare l'ingegnere Trani, fra quelli presenti sull'isola d'Ischia, quello che ha che sta meglio messo, seppure anche questo non garantisce uno scarico a mare in tabella come prevede la norma, ma è sicuramente quello che prevede più trattamenti e ed è meglio strutturato. È chiaro che però anche in funzione del fatto che è sottodimensionato rispetto alle portate che arrivano, con la collaborazione proprio dell'ingegnere Trani, abbiamo redatto un progetto preliminare che è stato avanzato in regione e per la quale c'è stata una delibera di finanziamento che però non si è tramutata ancora in impegno di spesa effettivo, nel senso che è stato ritenuto coerente con la programmazione regionale in materia di depurazione, però non c'è stato ancora un impegno di spesa effettivo. Siamo in attesa di ricevere un decreto di impegno finanziario, dopodiché partiremo immediatamente con le opere per adeguarlo almeno alle portate che attualmente arrivano in questo impianto, perché uno dei problemi fondamentali è che pur avendo questo impianto, tutte le fasi, tutti i processi della depurazione non riesce a garantire il necessario tempo di maturazione ai processi, per cui le portate che arrivano sono tali da non lasciare il tempo al reflo di maturare tutto il processo di ossigenazione, di colorazione, insomma tutto quello che è legato a questo processo di ossigenazione attiva. E per cui il reflo arriva a mare non perché l'impianto non ha i dispositivi per depurare, ma perché la portata è sovradimensionata rispetto alle capacità dell'impianto. Quindi quello che faremo non appena ci daranno
ci confermeranno i finanziamenti, è quello di fare, l'intenzione era quella di sopraelevare quell'impianto e di lasciare tutta la parte sottostante da utilizzare a vasche e tutta la parte degli impianti al piano di sopra, in modo da rendere adeguato l'impianto alle portate che già arrivano e che hanno dei picchi naturalmente in estate, quando il numero degli abitanti aumenta in funzione dei posti letto che vengono occupati nelle strutture ricettive, e quindi dimensionarlo anche per quei picchi di portata che ci sono nella stagione turistica più alta. Ingegner Trani, da questa discussione è emerso appunto che è molto più semplice costruire dei piccoli depuratori che servono delle piccole zone piuttosto che queste grandi opere. Forse si sarebbe potuto intervenire in questo senso su tutta l'isola di Ischia, non pensare quindi a tre grandi depuratori, ma pensare a più depuratori dislocati in varie zone del nostro territorio. Sono un po' delle teorie diverse, perché negli anni 70 si è partito con l'idea che un unico grande depuratore potesse ottimizzare i costi gestionali, quindi all'epoca con l'ex cassa del Mezzogiorno si era proprio progettato un unico depuratore a Forio e tutti i reflui dovevano arrivare a Forio. Poi giustamente ci fu la contestazione da parte dei cittadini di Forio, perché non ritenevano giusto ricevere tutta questa massa di reflui nel loro territorio. Praticamente alcune opere iniziate poi furono sospese, tanto per dire che c'è anche un tratto di galleria che parte da giù a Porto e arriva pressoché verso il Castiglione, che è praticamente abbandonato, insomma oggi è utilizzato da privati, ma che doveva servire appunto per questo fine. Ci sono aspetti contrastanti, cioè mentre un unico grande depuratore ottimizza i costi di gestione, nello stesso tempo un unico grande depuratore, nel momento in cui va in tilt per un qualsiasi motivo, significa che in realtà mette in crisi un sistema molto più complesso ed esteso, e quindi diventa più problematica praticamente il controllo, il controllo della gestione. Invece i piccoli depuratori vanno a parcellizzare questo problema in modo tale da poter creare un disservizio localizzato e non su tutto il territorio isolano. Per cui personalmente ritengo che la scelta di ritornare indietro sulla soluzione di avere tre depuratori più piccoli a servizio di questi tre bacini, che si sono considerati bacini omogenei, quindi Barano, Ischia, Semicciola a Camene e Forio a Sala Fondata, praticamente sia la soluzione migliore. Un compromesso, Sì, un compromesso, sì, un compromesso tra opposte esigenze, sì. Ora faccio una domanda al VAC assessore più che al VAC tecnico. Ma quanta responsabilità c'è per questa situazione della politica ischitana? Mi spiego meglio. Sicuramente le competenze sono regionali, si è chiamato più volte in causa il Ministero dell'Ambiente, che poi è intervenuto più o meno. Però la politica ischitana in questi anni dove stava, cosa ha fatto? Ho fatto una premessa prima: per l'importanza delle opere, per l'esposizione finanziaria che prevede un intervento di questa portata, è fuor di dubbio che non possa essere alla portata dei comuni dell'isola di Ischia. Quindi è impensabile che dei comuni possano con i loro bilanci far fronte a finanziamenti di milioni di euro come sono previsti per realizzare queste opere. Quindi è evidente che la soluzione non può che essere di tipo sovraordinata, cioè di un ente sovraordinato che possa, in una visione unitaria dell'isola di Ischia, fare un intervento. È chiaro che probabilmente la politica ischitana poteva essere di maggiore stimolo rispetto alla Regione Campania, agli altri enti, però è anche vero che ci siamo sempre attivati, nel sollecitare più volte, anche a volte coinvolgendo la Prefettura su queste questioni, però motivi che ci siamo detti di vario ordine, hanno portato al rallentamento di queste opere in maniera anche non prevedibile, quindi
diciamo, se ce le vogliamo prendere, le responsabilità sicuramente possono esistere nel momento in cui potevamo andare oltre quello che abbiamo fatto, ma dire che la politica ischidana è stata assente sulla questione non lo possiamo dire, perché ci sono state veramente molte iniziative di sollecito nei confronti dell'ente regionale, tant'è vero che poi alla fine se c'è stato un commissariamento è perché è stato fortemente voluto dalla politica ischidana rispetto alla regione Campania, in quanto poi si era visto che tra parentesi, diciamo, questa fase di stallo che si era creata, insomma, non se ne veniva fuori, ed è chiaro che a quel punto abbiamo tutti quanti sostenuto con forza un intervento ministeriale che prendesse un po' in mano le redini delle questioni e le portasse avanti. Ingegner Trani, siamo in chiusura di trasmissione. Secondo lei, tra quanti anni gli ischitani potranno finalmente avere i depuratori su quest'isola? Proviamo a fare un pronostico. Ma fra quanti anni? Io devo essere fiducioso, ottimista, quindi siccome ho una certa età, quindi e devo andare in pensione, io mi auguro che questo avvenga prima che io vada in pensione, giusto per andare via dal settore dove io sto operando da 33 anni, con la grande soddisfazione di aver visto un po' il frutto di un grosso impegno che è stato profuso da me, dai miei predecessori, insomma, e da tutta la struttura tecnica dell'ente che gestisce, per dare un apporto abbastanza forte a quella che è, diciamo, sì, l'attuazione di questi progetti, che stiamo seguendo passo passo, dando tutto ciò che noi possiamo dare come conoscenza territoriale. Quindi io devo essere ottimista. E lei? Io non posso che essere ottimista, come bisogna essere sempre ottimisti. Io spero che, è una speranza, ma credo che sia anche questa volta, diciamo, voglio darmi delle certezze, nel senso, non credo si possa sbagliare ancora. Il commissario che è stato nominato a seguito di due fallimenti, voglio dire, credo che abbia sulle spalle il carico di una responsabilità che non gli consente di sbagliare ancora una volta. Quindi credo che riuscirà a fare quello che gli è stato, insomma, disposto di fare. Mi è consentito di fare una riflessione rispetto al precedente commissario che aveva nelle mani sia il settore, diciamo, sì, nettezza urbana, sia il settore degli scarichi, insomma, cioè dei depuratori, quindi a suo tempo, voglio dire, ci fu l'esigenza di spostare dei finanziamenti da un settore all'altro da parte dello stesso commissario. Oggi il commissario è specifico, per cui non ha motivo di spostare questi fondi, quindi o vengono attuati, che uno dei motivi oppure significa che si deve rimettere. È stato diciamo, il trasferimento di fondi per quando c'è stata l'emergenza dei rifiuti a Napoli. Alcuni dei fondi che erano destinati alla depurazione dell'isola d'Ischia sono stati impegnati per via dell'emergenza, proprio per far fronte a quella situazione. È chiaro che adesso, diciamo, essendoci competenze diverse, questo non dovrebbe succedere. Quindi, anche perché pare che poi la questione dei rifiuti si sia abbastanza normalizzata, voglio dire, quindi. La speranza quindi è che nella prossima puntata che faremo sui depuratori di Ischia, e sicuramente ne faremo un'altra, si parli dell'avvio dei cantieri, del riavvio del cantiere di San Pietro e dell'avvio dei cantieri di Casamicciola e di Forio. Per noi l'appuntamento è la settimana prossima. Buonasera e grazie ai miei ospiti. Per questo.